per Riva, 8 primi e 20 secondi da giocare, 33 pari. È bella questa azione di Drew che si uno e recupera prontamente la Vismara. Jeff Turner per Stokes, Gilardi, Turner cerca l'uno contro uno, perde la palla Turner e Drew a soffiargliela, poi fa tutto quanto Drew, servito magnifico che va a canestro e siamo 49-42. Attenzione, è il poi servito è Stokes ed ora viene anticipato Turner da Day, poi fa tutto Drew e buona la conclusione di Larry Drew, 54-51, un primo e 40 secondi da giocare. Stokes in lunetta per Marzorati, ora è Gilardi che non ci pensa due volte a tirare, il tiro è corto ma sul rimbalzo riesce la Vismara a mantenere il possesso di palla, infatti la difesa pesarese è costretta a buttare la palla oltre la linea di fondo. Stokes uno contro uno, poi perde la palla, stato buono l'intervento di Drew che va anche a canestro. Drew ha colpito per due volte consecutive con piccanti contropiedi, Silvestrin su Gilardi, sbaglia la conclusione Stokes, recupera palla Marzorati, il passaggio viene nuovamente intercettato da Day, buono questo movimento, questa azione di 58-53, 9 secondi, 8 per cui l'ultimo tiro è della Scavolini, si alza da Eva, canestro da tre punti Drew e su questo canestro ora Stokes, si libera Stokes, uno contro uno, il tiro è lungo, il rimbalzo è carpito da magnifico Drew, tutto da solo e poi sopraggiunge Silva, servito ancora Bosa, sbaglia da sotto Bosa, Day tutto da solo, Day poi si ferma, riparte, è buona questa azione di Day, lasciato Marzorati, Riva da tre punti, Riva, il tiro è sbagliato, il rimbalzo di Ario Costa che fa ottima guardia sotto le plance, Day si alza e tira, Day non sbaglia, Gilardi, Turner, lungo il tiro, recupera la palla Jeff Turner, Gilardi dentro area, sbaglia, lungo anche il suo tiro, poi recupera un buon pallone la Scavolini che va a canestro con Larry Drew, è il quarto punto di Drew.